Cesare Michavanec, l'alta moda, la danza, il teatro, la musica, mondi diversi e complementari, un'unica anima per i Carmina Burana di Karl Orff, in scena al Teatro dell'Opera di Roma. È una poesia quest'opera, è una poesia, è piena di poesia e poi intensa poesia, è il sogno di qualcosa che sta nell'aria. E per quello che abbiamo cercato di vestire questa poesia e questa leggerezza, quest'aria, questo profumo. Una delle icone della moda del Novecento è ritornato in scena per vestire ballerini e l'étoile del Costanzi. Cosa ha provato Ungaro vedendo i suoi abiti danzare? Ho cercato di dare una certa liquidità a questi vestiti. Non c'è niente che costringe. Il corpo è libero dentro questi vestiti. Io parlo delle ballerine soprattutto, perché veramente il movimento deve essere libero, deve saltare da solo praticamente. Vestire per me è come un apparire dell'anima. Il vestito in realtà non soltanto prolunga il sentimento che con il gesto i danzatori e le danzatrici esprimano, ma le stimola a esprimersi in questo mondo. Una libertà di ritrovare qual è l'essenza del movimento, della danza, così come per magia qualcuno entra dentro un mondo. Questa opera in comune che abbiamo fatto, l'abbiamo sollevata da terra, totalmente, e in aria, in un piano orizzontale bellissimo, pieno di luci, pieno di sole, incantato. In cartellone, accanto a Carmina Burana di Karl Orff, anche Le Chant du Rossignol, capolavoro dei ballet russes di Diaghilev, creato su musiche di Stravinsky da Leonid Massin e costumi realizzati per l'occasione da Fortunato De Pero.